Buongiorno ragazzi, allora novità di giornata, ce ne sono tante perché comunque rotti gli indugi su Sule e Eisen che comunque sembrano ormai piazzati, c'è anche il discorso relativo a McKennie e Rugani, c'è un interessamento della Fiorentina che potrebbe fare un'offerta per entrambi, naturalmente sarebbero prestiti con diritto di riscatto perché gli obblighi non li accetta nessuno. Anche la Juventus sta tentando di trattare comunque su Adeyemi e su Sancho. Sancho dovrebbe essere un'operazione in prestito. Aspettate che stanno le moto qua. Dovrebbe essere un'operazione in prestito, anche quella di Sancho, con un riscatto fissato intorno ai 47 milioni. Quindi credo che se la Juventus si sta orientando a investire su Sancho e investire su Adeyemi piuttosto che su Ndoye, ecco, io investirei su Ndoye che Thiago lo conosce, giocatore giovane, non costa tantissimo, non ha un cartellino, sia di cartellino sia di stipendio. Secondo me Coop Miners, se non accetta l'offerta da 45 il Bologna, l'Atalanta, la Juventus non lo prende più. Sono passati troppi giorni. Sul discorso Chiesa, ieri nell'intervista ha fatto capire Thiago che comunque Chiesa non rientra nei piani dell'allenatore. Chiesa volendo poteva pigliare un aereo e arrivare a Norimberga per la prima amichevole, invece è rimasto a Torino. Sono troppi gli indizi che fanno capire che Chiesa ormai è fuori dal progetto. Io se mi propongono uno scambio con Frattesi lo faccio in 2 secondi, non ci penso neanche un secondo. Frattesi, centrocampista che comunque può giocare in più ruoli, all'Inter è chiuso ormai, tra Barella e Zielinski giocherà poco, quindi niente ragazzi, io sono venuto qui al fresco, qui ci sono 17 gradi, qui a Folgaria. Ieri c'è stato, ho visto anche il Verona che è qui in ritiro. Qui si respira, ragazzi, in confronto a Reggio Emilia è un altro mondo, un'altra aria. Vi lascio un abbraccio, ragazzi. Oggi prima mi calo della Juve, dovrei essere già a Reggio per l'inizio della partita. Magari la seguiamo insieme con gli altri ragazzi della crew. Vi mando un abbraccio e buona continuazione. E fino alla fine, forza Juve.